Basta sarà la circolazione della moneta sovrana o comunque della moneta ufficiale di Stato. Ecco perché ci siamo sentiti proprio di staccare l'opportunità della moneta autoritaria associata all'euro. Perché non è nient'altro che, non so, un'aspirina per chi c'è un cancro. Chi ci fa? Ok? Immissione di nuova lira sovrana a fianco dell'euro. E questa è stata carina, diciamo, insomma, dal punto di vista tecnico come risposta, perché non è male. Cioè, noi potremmo anche pensare di tornare tutti alle monete nazionali e di utilizzare l'euro per gli scambi commerciali. Ci vogliamo pensare e pensiamoci che cosa potrebbe succedere. Beh, questa idea nacque per primo a Keynes, durante insomma il periodo che portava gli accordi di Bretton Woods, perché non voleva che il mondo girasse sul dollaro, o meglio, non si voleva che il mondo girasse su una moneta nazionale di qualcuno per evitare che questo qualcuno potesse ottenere un vantaggio. E quindi disse, perché non ci pensiamo ad una moneta esterna di nessuno, fatta da istituzioni internazionali che poi regolamentano gli scambi. Ora, come soluzione momentanea e quindi che nel tempo possa essere sviluppabile fino all'eliminazione della stessa, e quindi fino a un concetto di rapporti tra stati che partano da un reciproco bisogno, indipendentemente da quella moneta esterna, potrebbe anche essere auspicabile. Quindi potremmo anche partire così e poi capire che non ci serve questa moneta internazionale, chiamiamolo bancor, ok? A noi questo bancor potrebbe anche non servire, perché non si misura in maniera nominale, cioè con una scritta, no? 10 bancor, 100 bancor, 1 milione di bancor, non si misura così la soddisfazione dell'utilizzo di beni e servizi reciproci tra stati, ma nell'ottenimento di quantità fisiche, cioè a me servono e piacciono le macchine Renault, mi voglio comprare le Renault, mi compro le Renault, indipendentemente dal fatto che poi io potrei avere un disequilibrio nell'importare troppe Renault e quindi andare sotto con il banco, perché poi di fatto Keynes la voleva regolamentare sul equilibrio, cioè dicendo dobbiamo stare a zero, quindi se importi troppo ti multo perché importi troppo e ti porto a dover esportare, e se esporta troppo, chi esporta troppo è multato e è costretto a comprare. Però questo poi non genera di per sé un equilibrio nella soddisfazione dei bisogni. Noi produciamo dei beni, dei servizi, perché qualcuno ce li chiede. A voi può servire l'assistenza sanitaria, può servire una baracca per i vostri genitori, può servire qualsiasi cosa vi può servire, troverete qualcuno che la va a produrre perché trae un profitto da solo. Questo è il capitalismo. Ok? E questo quello che succede ogni giorno, andate al bar, fate colazione, un caffè, un cornetto, quanto è 2 euro? Ok? Perché c'è il caffè in barista? Perché sappi voi vedere il caffè. Se andate in America e avete un caffè come questo qua, avete chiuso, perché in America il caffè è così. Ne ho bevuti lì, porca miseria, è così. Ti danno questo pappier di acqua sporca che ha un sapore orrendo, però è quello che vogliono loro, quindi qualcuno lo produce. Tu lo paghi e quella persona a cui tu l'hai comprato ottiene un profitto. Questa logica deve essere alla base dei rapporti poi trattati. A noi ci piacciono le Renault, ci compriamo le Renault e mandiamo giù di Parma, per dire, cioè sto tirando, però non deve esserci una regolamentazione monetaria alla base di ciò, perché la moneta è un quantitativo nominale, esprime un numero. È come la strada, voi quando fate una strada, no? Cioè, quanti chilometri ci vogliono per arrivare da Sassari a Roma? 700 chilometri, mannaggia, ho finito di muovere per una strada, finisco il mare. Ma che finiamo i chilometri noi? No, e non possiamo finire nemmeno la moneta, lo stesso modo, identico. Ma adesso ci arriviamo. Però è contro l'uscita del nostro paese dall'euro, abbiamo iniziato dai contro per far vedere che non è che è una scelta che noi facciamo perché ci alziamo la mattina e vogliamo uscire dall'euro. Si potrebbero verificare pressioni politiche dentro del gesto, è inevitabile. Ma queste cose le lasciamo gestire a chi fa politica. No? Cioè, se no facciamo tutto noi, ok. Potremmo comunque trovare soggetti potenzialmente favorevoli e altri sicuramente sfavorevoli a ciò, e che cercheranno intimidazioni con pressioni e minacce di ricatto. Attenzione, dobbiamo iniziare a prendere consapevolezza del fatto che quando la politica si muove perché dietro c'è qualcuno che spinge a livello economico. È così. Cioè, Kohl, che voleva fare l'Unione Europea, dietro c'aveva i potentati finanziari e dell'industria pesante franco-tedesca, che spingevano e finanziavano. Le lobby che stanno a Bruxelles sono finanziate da questi soggetti. Bruxelles con la commissione, quello che gli passa davanti, quasi neanche lo vede, timbra e passa, e sono tutte cose che ha scritto, la European Roundtable, la Group of 30, ce ne sono, avete visto prima, 2500, un quantitativo indescrivibile.
Quindi di fatto potrebbe esserci una problematica di questo tipo, ma siamo sicuri di un'impresa o comunque un'istituzione che ragiona per profitto non possa essere interessata ad un paese, seconda paese industrializzato, più industrializzato d'Europa, che riparte fino ad avere un'occupazione? Quelli sono profitti, eh? Quindi perché boicottarci? Noi avremo un mercato proprio, perché torneremo man mano ad un'occupazione. Ti chiudi un mercato in questo modo? Ti conviene? Punto esclamativo. È qualcosa che va oltre l'economia. Però di fatto, se, come si dice, se tira profitto, io sono più interessato a prendermi il profitto, perché se non lo prendo io, lo prendi tu o lo prende qualcun altro. No, profitto non è uno strumento, il profitto è la finalità ultima di ogni tipologia di organizzazione capitalistica, perché se non cresco io, cresci tu. E siccome io devo essere sempre più grande di te, ci devo andare io per profitto. È difficile che si pongano a sparire. Guardi, quando è stata data l'Argentina, tutti dicevano che nessuno avrebbe più comprato dall'Argentina. È stato uno dei più grandi export mondiali l'Argentina. Nessuno gli ha dato limitazioni nell'acquisto o barriere commerciali. Nessuno. Ma stanno uscendo per altri motivi, non per le esportazioni. Stanno uscendo per un tipo di politica particolare. È un mezzo di forzatura politica, ma l'Argentina ha sbagliato nell'utilizzare la sovranità di cominciare, ripresa. Se l'avesse utilizzata bene non avrebbe ascoltato nessuno. I però sono moneta sovrana, finanza funzionale e quindi ho scritto questi tre perché sono i capitali della moderna moneta. Moneta moderna, sovrana, lavoro garantito, finanza funzionale. Allora, lo Stato della moneta. Lo Stato ha di fatto il potere sulla moneta. Questo potere è riconosciuto da tutti, guardate, parte da Aristotele, passa per Adam Smith e arriva fino all'epoca moderna. La moneta, appunto, come vi dicevo, non nasce come mezzo di scambio, ma come registrazione di un credito contro un debito. E queste registrazioni si perdono nei meandri della storia. Pensate, il professor Michael Hudson fa riferimento alla nascita del concetto di debito prendendo in considerazione l'obbligazione che un soggetto maschile si poneva nei confronti di un capo famiglia quando voleva sposargli la figlia. Avete presente il film Palla di lui? Ok, quando Kevin Costner si vuole sposare la suora, che va a chiedere agli indiani e quelli gli dicono un cavallo per una donna è troppo. Ecco, al di là del sessismo, quella è la base del concetto di debito. Nasce da lì, ok? Nasce come assoluzione di un dovere per un qualcosa. E quindi è stata poi di volta in volta, come ho detto prima, imposta. E già dall'epoca sumera era così, pensate a Murabi, quando ancora non esisteva il conio, quindi ancora non c'era il conio. Si faceva pagare ciò che gli era dovuto perché lui era Murabi, in grano, scusate, in orzo e in argento, a peso. Quella era moneta, perché tu a lui lo dovevi pagare così. Tutti erano obbligati a dare orzo e argento ad Murabi. Quindi quello strumento, l'orzo e l'argento, erano validi per tutti noi, diventavano oggettivi. A me interessava avere argento a peso, perché poi se Hammurabi voleva le tasse, io ce le potevo pagare e non mi ammazzava. Ecco come nasce la moneta. A questo punto io ho un brevissimo filmato di 3 minuti e mezzo, perché io lo so che di fatto oggi lo Stato è un cadavere, perché è gestito da soggetti che sono veramente famosi. E di fatto è stata propagandata nel tempo un'immagine dello Stato come qualcosa che è diventato praticamente inutile. Perché? Perché se mangiano tutto loro. Ma infatti io li caccerei tutti, io pure, cacciare tutti, ok? Cioè, la buona gestione è importante, è vero, ma mai con l'austerità. E siccome però voglio vincere questa vostra forza, magari anche nel pensare che lo Stato non è vero, che è quel pachiderma che è lento, burocratico, non fa niente, sono tutti fanno la lavorazione, vanno a fare la spesa, dipendenti pubblici, altri, vi voglio far riflettere 3 minuti e mezzo, ma questo mi deve aiutare a morire, perché con la tecnologia ho un rapporto molto poco, ecco, come dire, confidenziale. Questa è la dottoressa Marianna Mazzucato. Marianna Mazzucato, origini italiane, che parla italiano benissimo come parla inglese, collabora con una organizzazione internazionale che si chiama AINET. AINET racchiude gli economisti di tutte le affezioni. C'è anche Randall Gray, che è una mentira, che lavora con lei e fanno dei progetti tesi a far sì che l'economia eterodossa venga fuori. La dottoressa Mazzucato studia in particolare l'incidenza del ruolo dello Stato nello sviluppo tecnologico.
Cioè la dottoressa Mazzucato ha fatto un video che vi vorrei che poi andasse a vedere su internet, sottotitolato in italiano, 11 minuti e mezzo, dimostra come 10 o 12 applicazioni dell'iPhone in realtà non siano state sviluppate da Steve Jobs, sia le fogli, sia le quello di Marlowe, ma dallo Stato, con la spesa pubblica, le ha studiate lo Stato quelle applicazioni. Steve Jobs le ha prese, le ha regalate, poi le ha rimesse sull'iPhone. Allora una parentesi da chiudo, quanto costa qua un iPhone 5? 700 euro, giusto? In America costa $400. Non fanno il cambio a moneta. Sapete perché? Perché il prezzo lo fa Apple. E sa che in America può chiedere $400 per massimizzare i profitti e qua ne può chiedere 700. Quindi non è vero che se si abbassano i costi poi a noi ci fanno bene. E ve lo dico perché a voi vogliono fare la zona franca. Vi faranno diventare gli africani del Mediterraneo, i veri africani. Vi manderanno a spasso, opponetevi con tutte le forze a una cosa del genere. Ok? Con tutte le forze, perché è assolutamente un qualcosa di distruttivo per voi. Cioè i vostri figli non avranno... se li avrete, e mi auguro che ne avrete per le prossime 10.000 generazioni, saranno veramente degli schiavi, ok? Perché all'impresa non gliene frega nulla di avere un azzeramento fiscale di per sé, cioè non è che poi lo girano a voi come stipendio, se lo tengono loro come profitto, e a voi vi fanno fare la fine dei somari albanesi, tra virgolette, ok? Sentiamo la dottoressa Mazzucato perché ne vale veramente la pena. Come no, abbiamo fatto la prova e ha funzionato. Ma come l'altro prova, ovvio, sì. Sì. Si dice sempre che meno Stato c'è, più efficiente l'economia diventa. Lei cosa ne pensa? Io penso che quello è un grande mito. In realtà, se uno guarda tutti i paesi in giro per il mondo che sono cresciuti attraverso proprio l'innovazione, che diciamo alla fine è il cuore del capitalismo, è quello che lo differenzia dal feudalesimo, sono proprio paesi dove c'è stato non solo un pubblico non piccolo, cioè forte, grande, ma anche un pubblico molto intelligente, un pubblico strategico. Se pensiamo a Silicon Valley, basta pensare, non so, all'iPhone, no? Tutte le tecnologie che fanno questo telefono, un smartphone e non un stupid phone, dall'internet al GPS, il touchscreen display, no? Il fatto che uno può, anche un bambino può usare questo telefono, sono tutte tecnologie che sono state... che sono risultati di spese pubbliche. E secondo me il grande dibattito oggi, il challenge per l'inglese, dovrebbe essere di domandarsi che tipo di pubblico vogliamo. Se guardiamo il tipo di spesa pubblica che c'è in Germania, in Finlandia, in Danimarca, in Cina oggi, pensa che la Cina oggi spende 1.7 mila miliardi di dollari sulla nuova generazione di IT, informazione tecnologica, tecnologie che sono eco, diciamo, la nanotecnologia, life science, sono tutti i settori emergenti, questo porterà alla crescita in Cina. Questi sono paesi che stanno usando la spesa pubblica in modo non solo intelligente, ma anche paziente. E secondo lei questo è successo, per esempio, in Italia? Oggi il tipo di dibattito che c'è in Italia non è su questi temi qua. Si parla molto di tasse, c'è questo IMU che ha avuto molta attenzione. Io non ho sentito un dibattito né dalla sinistra né dalla destra su questi temi, su cosa, per esempio, bisognerebbe fare con la banca statale che c'è in Italia, la Cassa Depositi e Prestiti, che oggi non gioca un ruolo strategico come invece per esempio lo gioca in Germania. Invece secondo me in Italia si sbaglia, che si pensa spesso che l'impresa è già dinamica e l'unica cosa che lo Stato deve fare è togliere tutto il peso, no? Il peso dello Stato. In Italia secondo lei è questo piano di privatizzazioni che è stato approvato recentemente, è una soluzione questa? Ma queste aziende pubbliche fanno fatica a stare nel mercato per la mancanza totale di un piano industriale e di innovazione in Italia, non perché sono pubbliche o private. E basta guardare quello che è successo con la Telecom, cioè Telecom Francia è rimasta soprattutto in mani pubbliche, ma mani pubbliche in un pubblico con un fortissimo piano industriale. In Italia invece si è pensato che semplicemente privatizzando Telecom Italia in qualche modo sarebbe successo un miracolo. Cosa è successo? Tagliato gli investimenti. Beh.
Stato. Eccoci qua, quindi lo Stato non è quel sbaratico ubriaco in un negozio di Swarovski che tutti quanti pensano di descrivere. Se lavora, lavora bene e lo fa per tutti. La dottoressa Mazzucato non esce fuori dal civico, ok? E non è che sta dalla parte mia, al massimo sarò io che sto dalla parte sua, ma non la conoscevo fino a prima mi è stata presentata, quando ho visto i suoi video di interventi in economia insieme al professore Andrea. Quindi vedete come l'economia cerca comunque di girare attorno a queste situazioni e problematiche per trovare una soluzione che sia assolutamente alternativa alla verità. E intanto lo Stato deve tornare ad avere il suo ruolo, e l'alternativa politica potrebbe anche già esserci, insomma, oggi siete tipo partiti italiani, sbagliamoli. Per cui ecco, ok? Le tasse guidano la moneta, questa è la conseguenza del concetto di obbligazione che vi ho detto prima. Mentre prima, se non accettavi la moneta del sovrano, ti bruciavano, ti bruciavano, insomma, sono trovato un modo per farti del male. Oggi, con lo Stato democratico, è la tassa, è l'imposizione che fa dare corso alla moneta in quanto tale. Come funziona? Lo Stato, vedete, emette la moneta fiat, ma nell'anno in cui la emette la va a spendere, cioè spende e tassa nella stessa moneta, quindi spende e impone una tassa. Le persone hanno bisogno della moneta fiat per pagare le tasse, perché tutti noi di fatto abbiamo bisogno della moneta fiat per pagare le tasse. Non possiamo pagare le tasse in dollari, noi possiamo pagare le tasse in dollari, in yen, in lire, no, perché sono finite, oggi in euro. Ok? Quando siamo passati dalla lira all'euro, il primo passo fu convertire l'obbligo di riscossione tributaria dalla lira agli euro. Tutti hanno iniziato a cercare gli euro, perché sapevano che con gli euro potevano assolvere gli obblighi di tasse. Questo tende a creare una oggettivizzazione dello strumento, cioè siccome tutti dobbiamo pagare tasse e tutti dobbiamo pagare in euro, tutti accettiamo gli euro. Ecco come fare. Io accetto gli euro perché so che dovrò pagarci le tasse, e chiunque qua dentro lo farà per lo stesso motivo. Dopodiché possiamo anche avere i dollari e poi convertirli in euro per pagare le tasse. Assolutamente sì, ma sempre che in euro volete riconvertirli, perché i dollari non se ne rendono. Ok? La finanza funzionale, il secondo pilastro prima precedentemente descritto, perché funzionale? Perché oggi la finanza viene definita solida o disfunzionale. Che si fa? Si taglia, perché lo Stato non va bene, attenzione, abbiamo visto prima, no? Se no lo Stato è pesante che è, quindi tagliamo e rimaniamo all'interno dei parametri che ci siamo dati, cioè non possiamo spendere più di così. L'avete mai sentito, Ciampi, la cultura della stabilità? Ma che significa la cultura della stabilità? Cioè che significa? Se domani mattina ti lanci dal sesto piano di un palazzo, sei stabile, sì, di fatto vai per terra. Cioè non è che... di fatto è la reazione automatica. Stabile non significa nulla. E a proposito dell'austerità espansiva, visto che vi piace tanto e siete convinti che essere austeri può essere espansivo, lanciatevi dal sesto piano, vediamo se volate, eh? Perché l'austerità espansiva è come lanciarsi al sesto piano e volare, è uguale, è lo stesso concetto, come se la fisica si fosse ribaltata. Che cosa diceva Lerner con la finanza funzionale? Noi dobbiamo utilizzare la nostra capacità di poter utilizzare la moneta in maniera funzionale agli obiettivi che ci dobbiamo dare, cioè la piena occupazione di fatto, in virtù del suo potere di creare e distruggere la moneta fiat e del suo potere di liberare la moneta dalle persone mediante la tassazione, quindi spendere e tassare, lo Stato è in posizione di tenere il livello di spesa dell'economia a livello richiesto, ovviamente per il mantenimento del pieno impiego. Ecco come dovrebbe funzionare di fatto il concetto di spesa e tasse. Vedete, tesoro e banca centrale che collaborano, che dialogano, indipendentemente da matrimoni e divorzi avvenuti nel tempo, è un fattore veramente tecnico. Ok? L'unica eccezione ad oggi la fa la BCE, che non c'è un governo federale, che casualmente, come vi ho detto prima, non è stato pensato per poter ottenere la preoccupazione, si vede che è proprio un obiettivo, no? Liquidità, sprechi ed evasione sono all'interno del settore privato. Perché ho voluto scrivere sprechi ed evasione? Perché l'evasione, per quanto possa essere una piaga esecrabile, sbeffa, e comunque lo spreco interno, fa sempre riferimento a qualcosa che si è prodotto, cioè se io devo rubare, perché i politici rubano, rubano qualcosa che si è prodotto. L'austerità evita che si produce. È peggio, perché l'evasione, anche se ingiustamente insieme a soggetti diversi, poi permette alla moneta di tornare in circolazione, perché la posso pure disperdere, no? Ma se io sono austero e non produco, non c'ho più nulla da mettere in circolazione. È la mia altra di prima.
Se faccio una ragnata, però abbiamo le tutte, se ne faccio mezza è pure meno. Quindi è troppo peggiore questa problematica. E poi ci sono le tasse che non servono di base a finanziare la spesa. Oggi sì, nel senso, oggi vediamo il numero delle tasse che raccogliamo e su quello facciamo tutta una serie di calcoli strani con formule enormi che differenti questi fogli, delle formule veramente tutto il muro potrebbero prendere, perché c'è il vincolo intertemporale di bilancio di spesa dello Stato, tutte queste spese, perché si stanno ponendo un limite che non avrebbe nessunissimo senso, perché di fatto lo Stato non può finanziarsi con le tasse, di base. Perché se io mi impongo una tassa e voi iniziate a chiedere moneta perché dovete pagare quella tassa, se non la spendo io per primo, voi dove la trovate? Ma è troppo sincero, è troppo banale, ma quindi come poi? Eppure riescono a fare una cosa del genere, perché i libri di economia sono di economia ortodossa, economia mainstream. Blanchard, chi è lui Blanchard? L'ho detto prima. Non ve l'ho detto chi è Blanchard? L'economista a capo del Fondo Monetario Internazionale. Chi le fa le regole? Loro. La disoccupazione è il primo problema di umanità. Perché se noi abbiamo la nostra moneta, la possiamo usare in maniera funzionale, come diceva Lerner. Perché non abbiamo la disoccupazione? Le economie capitalistiche negli ultimi 70 anni non hanno mai portato più occupazione, ma nel momento in cui hanno recuperato dopo la distruzione della guerra, avevano percentuali di disoccupazione estremamente basse, intorno al 2-2,5%. E guardate che qualsiasi governo in quel momento avesse mancato quel tipo di target, sarebbe stato subito mandato a casa. Per fino agli anni 60, quasi inizio 70, si è andato avanti così. Poi l'ideologia è cambiata, nel tempo si è iniziato a pensare al fatto che invece di puntare alla piena occupazione, noi potevamo avere la scelta tra due problemi, inflazione e disoccupazione, e là ci hanno fregato. Hanno iniziato a distorcere la visione di queste due problematiche, prendendole come alternative non ottenibili a livello basso contemporaneamente. Non è vero. Si possono ottenere. Le economie capitalistiche girano sulla disoccupazione perché fa comodo che succeda così. Perché noi potremmo ottenerla la piena occupazione. Che cosa dice la moderna politica al riguardo? Che ci sono i piani di job guarantee, cioè di lavoro garantito. Allora, prima fase principale, job guarantee non significa che tu stai seduto, conti le paperelle e te ne vai a casa e ti tutti questi tempi. Se ti trovo che non fai niente, ti mando a casa, o questa è proprio. Ok? Perché altrimenti non c'è senso, staremo noi. Il job guarantee è un lavoro che io ti garantisco, ad un salario prestabilito e che tu c'hai sempre. Cioè tu puoi continuare a lavorare e fare quel tipo di lavoro sempre, perché paga lo Stato centrale. Vediamo i punti che tocca la dottoressa Paolina Cerneva, che è una collaboratrice di Rembrandt e che è una professoressa incredibilmente preparata. Il lavoro garantito non è del tipo che vediamo oggi di ricollocamento, dove lo Stato genera uffici che provano a dare un lavoro senza però finanziare queste iniziative di collocamento. In inglese la traduzione letteraria è "The job guarantee is not workfare". Workfare significa tutto quello che ho detto fino adesso, perché descrive proprio un sistema. Quel sistema, quello degli uffici di collocamento, perdi il lavoro, per l'ufficio di collocamento salvo, hai perso il lavoro, che è ok, l'indennità di disoccupazione, grazie. Se voi poi non rispondete affermativamente alla proposta di lavoro che mi viene fatta, vi tolgono pure il sussidio. Non è questo il job guarantee. Il job guarantee è lavoro su un programma volontario, cioè vi vengono proprio a bussare a casa e vi dicono: ma lei vuole lavorare? E non sto dicendo, hanno fatto in Argentina. In Argentina, dopo che hanno tolto il currency board con il dollaro, perché stavano andando a dare la luce fino, a un certo punto hanno detto, vabbè, proviamo a implementare un piano di job guarantee. Che l'hanno fatto. Bussavano alle case della gente, la cercavano, gli chiedevano se voleva lavorare. Sapete chi ha risposto più affermativamente? Le donne. Perché gli uomini si vergognavano a dire che c'era bisogno di lavoro, sapete, l'uomo, no? La donna che aveva il bambino a casa e doveva mangiare, diceva io voglio lavorare, fatemi lavorare. 2,5 milioni stabilizzati a 2 milioni di persone con 6 mesi in Argentina, ok? Quindi qua con un anno ci potremmo quasi divertire, no? Esso non elimina i programmi correnti tesi alla soluzione o marginalizzare il problema delle disoccupazioni, come l'indennità di disoccupazione, il buoni pasto, ne diminuisce semplicemente l'utilizzo. Perché? Perché una volta che tu implementi il piano del job guarantee, è ovvio che non detto l'indennità di disoccupazione, ti do direttamente al lavoro. Non è una ripetizione o un sostituto del necessario e massiccio lavoro convenzionalmente svolto dal settore pubblico. Cioè, se il settore pubblico deve essere potenziato in
sicurezza, trasporti, cultura, ambiente, non è che tu ti metti e ti metti a fare giocare per questo. Se hai bisogno di un determinato volume di persone che lavorano per te, tu hai tutto il diritto di assumere. Il job guarantee serve ad evitare che ci siano disoccupati in un'economia, sostituendoli con occupati a job guarantee a salario minimo. Ok? Eccolo qui. Il lavoro garantito consiste in una scorta stabilizzatrice di occupati, cioè invece di tenerci disoccupati, che generano problematiche sociali, depressioni, famiglie comunque disintegrate, alcolismo, violenze verso le donne, verso i bambini, di tutti i tipi che voi potete conoscere, evitiamo che ci siano, studiamo il salario delle persone e lasciamole lavorare, quindi utilizziamo gli occupati al posto dei disoccupati. Non viene strutturato dal governo, ma è finanziato dallo stesso, che non perde mai, il governo non perde mai la possibilità di pagare, lo Stato, la Repubblica Italiana, se usa la lira, non perde mai la possibilità di pagare. Gli Stati Uniti d'America non perdono mai la possibilità di poter mettere il dollaro e così andando via per le varie regioni, enti locali e imprenditori socialmente impegnati in iniziative senza scopo di lucro propongono, organizzano e gestiscono i progetti. È perfettamente compatibile con alcune forme di reddito di base, come per esempio un sussidio per i veterani o per la sicurezza sociale. La professoressa Cerneva vorrebbe inserire anche l'assegno di mantenimento per i figli all'interno dei piani di giocare, perché dice perché i figli, Warren Mosler dice: abbiamo reso i figli un problema, un costo, invece sono una risorsa, una gioia. Cioè, questo non è normale, no? Io ho 33 anni, non posso diventare padre perché ho un contratto a 12 mesi. Che faccio? Faccio crescere la nonna poi, la creatura? Chi lo farebbe qui in mezzo? Quanti di noi pensano una cosa del genere relativamente al proprio futuro? Questa poi si chiama freno malthusiano, ma se volete ne parleremo con le domande. Cioè, non è una cosa fatta casualmente. Comunque, vabbè. Il lavoro garantito frutta concorde con l'andamento del settore privato, cioè se l'economia va bene, questo piano di job guarantee è piccolo, se l'economia va male perché il privato licenzia la gente perché non c'ha ordini, il job guarantee si allarga e accoglie tutte le persone che escono dal settore privato, cioè tu non sei mai disoccupato. E questo è fondamentale per il capitale umano, perché una persona che lavora è in grado di acquisire abilità in continuazione, si apprezza, evita le conseguenze psicologiche e sociali del è fondamentale per uno Stato farsi carico di questa cosa, che la moda monetaria lo prevede. Vedete, permettere di mantenere il capitale umano produttivo ed attivo non è una paracea per tutti i mali del lavoro, cioè si possono fare anche altre cose. Ecco la professoressa Cerneva, ve la volevo presentare, la foto in basso a sinistra. A destra è una foto presa da solo profilo Twitter con questo foglio, io ho tradotto, perché vedete, di fatto poi si tende anche a replicare ciò che si fa nel lavoro. Sono una professoressa di economia che non racconta favole su come il mercato giustifichi l'ingiustizia sociale, la disoccupazione e l'erronea disuguaglianza dei redditi. È pacifico, no? Lavoro su politiche per il pieno impiego, per l'equa distribuzione dei redditi, la giustizia sociale e la condivisione della prosperità. Io sono del 99%. Cioè sono queste persone che poi si buttano a capofitto nel lavoro che ci danno la soluzione. Questi sono i famosi 7 punti, immagino che voi li conosciate. Allora ecco, abolizione del fiscal compact e del pareggio di bilancio, che mi sembrano abbastanza logici in questo contesto, insomma se abbiamo un attimo capito di che cosa stiamo parlando, viene da sì, soprattutto pareggio del bilancio, questa è una cosa che va fatta praticamente immediatamente, lo stesso Bersani disse che siamo matti, che ci vediamo da soli, poi loro l'hanno votato, ma vabbè, la coerenza è un lusso e va bene. Adozione degli eurobond. Perché dobbiamo adottare gli eurobond se magari quando usciamo dall'euro torniamo a usare la lira? Allora voi mi direte, vabbè, ma referendum per la permanenza nell'euro? Beh, allora, se facciamo un referendum per la permanenza nell'euro, poi noi dobbiamo fare girare a cannone, come si dice oggi, tutte informazioni su quello che fa l'euro, se no una cosa del genere la dobbiamo far girare per tutto. Perché la gente prima di esprimere un parere deve sapere quello che fa, se no la democrazia è buona, no? Con le informazioni che voi oggi avete, con l'Europa che è bella, che magari siete voi che avete vissuto al di sopra delle vostre possibilità, cioè ma quando dicono una cosa del genere, ma io non ci credono veramente. Per bamboccioni. O gli bamboccioni, oppure stiamo distruggendo il futuro dei nostri figli o di voi. Cioè vi dicono queste cose e voi vi dite no, non usciamo dall'euro, per carità e per l'amor di Dio, no? Allora, prima mandiamo in giro tutta una serie di informazioni, poi eventualmente lo facciamo. Ma perché dobbiamo perdere tempo con un referendum quando i risultati sono chiari davanti a tutti? Cioè io non lo farei il referendum. Siete la forza politica prima in Italia, prendete le responsabilità di quello che dovete fare e cercate di trovare il modo che si abbia un minore impatto politico possibile con un maggior risultato economico, se no noi qua ci moriremo di fame. La prossima volta invece delle elezioni fa una guerra civile.
ok? Alleanza tra paesi mediterranei con una politica comune, io sono più che d'accordo. Però la facciamo sulla base del reciproco rispetto, del reciproco, come diceva Gates. A noi ci serve una cosa, poi ne serve un'altra, parliamo. O la Cina e l'Iran, sono d'accordo, l'Iran vende petrolio alla Cina facendo solo pagare in quadro. E di fatto poi di converso la Cina paga. Qual è il problema? Ci mettiamo d'accordo, che facciamo? Ok, investimenti in innovazione e nuove attività produttive esclusi dal limite del 3%. Non deve esistere il limite del 3%. Sapete, è uscito un articolo sul Sole 24 Ore, quindi non un giornale complottista di questi, sul Sole 24 Ore è uscito un articolo su come lo chiedono questo 3%. Durante gli anni, bellissimo, vero? Stupendo. Durante gli anni 80 c'era una fortissima spesa deficit da parte della Francia. E hanno fatto questo, hanno visto che c'erano 600 miliardi di spesa pubblica, hanno visto che erano il 2,7% del PIL francese e hanno pensato, geni, l'1% sembra un po' poco, l'1% non può andare, insomma, non possiamo andare su uno. 2% è un po' basso per i politici, poi come fanno i governi a gestire il malcontento popolare del 2%? Vabbè, qua è 2,6, famo 3 e siamo tutti d'accordo. È così? Famo 3 e siamo tutti d'accordo. Cioè 3% del limite massimo di spesa deficit previsto dagli accordi europei è nato così. Famoso, alla grande. Quindi io direi che questo 3% deve essere poco messo da parte. Hai detto la francese, padre, figlio. Sì, beh, detto la francese, padre, figlio. Esatto. Finanziamenti per attività agricole e miglioramento finalizzati ai consumi nazionali interni, io la cambierei con pieno impiego, voi siete d'accordo? Quindi ci mettiamo pieno impiego invece che finanziamento, no? E alla fine, grazie di tutto.